Ringrazio Francesco Cancellieri per l'invito, mi dispiace non riuscire a essere con voi per questa iniziativa dedicata all'avvio di un percorso importante per il territorio, l'istituzione, il consolidamento, ma soprattutto il lavoro che potrà svolgere la riserva del Bosco di Santo Pietro. E oggi le riserve non soltanto tornano a essere dei importanti luoghi per la conservazione della natura, ma sono delle vere e proprie riserve di resilienza, sono riserve di futuro, sono anche riserve delle nuove produzioni, delle nuove attività che attorno al ritorno a una dimensione rurale e non solo contrapposta a quella urbana si può ritrovare in questi territori. E io credo che proprio nel momento in cui la Sicilia comincia un percorso lungo, certamente non sarà facile, di metropolizzazione, sarà altrettanto importante capire qual è il destino, qual è il futuro, quali sono gli obiettivi, ma quali sono anche le alternative al modello di sviluppo che possono offrire aree più interne. Ma oggi le abbiamo guardate come aree interne rispetto ad una costa che sembrava la nostra unica speranza di futuro. Non è così. Ci dimostrano le migliori esperienze nazionali, ma soprattutto quelle internazionali, che da luoghi apparentemente secondari, separati, un po' sottratti all'accelerazione dello sviluppo, oggi possono tornare a essere proposti modelli di vita, modelli di consumo diversi, alternativi, meno erosivi, ma anche modelli di produzione legata alla produzione agricola, alla qualità, al mantenimento del territorio o anche legato ai nuovi cicli dell'energia e dei rifiuti. Per cui io faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i partecipanti all'iniziativa e sono certo che troveremo occasioni di confronto comune. Buona giornata e buon lavoro.